e Arrain, 3 Evian 2. In Bundesliga è cominciata alle 15.30 con Augsburg 0, Bayern Monaco 4. Il Werder Brema invece giocava in casa e è riuscita il Werder Brema a pareggiare 3-3 con l'Hannover. Poi il Friburgo e Hamburgo 0-0, Hertha 1, Dortmund 0, torna a perdere il Borussia Dortmund, va a perdere a Berlino, poi il Colonia spugna Gelsenkirchen sullo Schalke 2-1 e poi Mainz e Stoccarda 1-1. In Premier League si comincia alle 16, Burnley 1, Southampton 0, Chelsea 2, Hull City 0, Crystal Palace e Stoke 1-1, il Manchester City spugna Leicester 1-0 con una rete di Lampard al 40esimo, Sunderland 1, West Ham 1, West Bromwich Albion 1, Aston Villa 0 e poi l'Arsenal rifila 4 gol alle 18.30 al nuovo Highbury. Al Newcastle, di Giroud, Casorla, ancora Giroud e poi ancora Casorla su calcio di rigore. Passiamo alla Serie A, Palermo 2, Sassuolo 1, Sassuolo chiude in 9 l'espulsione del portiere Consigli e di Paolo Cannavaro, le reti sono state di Rigoni e poi pareggiato Pavoletti del Sassuolo, 93esimo Bellotti ha chiuso la questione. Lazio stravolgente e spumeggiante, 3-0 all'Atalanta, le reti tutte nel secondo tempo, 51esimo di Mauri, 71esimo ancora Stefano Mauri, all'81esimo un colpo di testa di Lulic. Passiamo alla Liga Spagnola, alle 16 al Colosseum de Getafe, Getafe 0, Barcellona 0, grandi polemiche per un rigore non dato al 20esimo su un incredibile fallo di mano in area del Getafe. Valencia 3, Rayo Vallecano 0, Cordoba 0, Levante 0, Malaga 1, Celta Vigo 0. Passiamo ai risultati di oggi. In Ligana alle 14, Nizza 0, Saint-Étienne 0, alle 17, Guingamp 1, Paris Saint-Germain 0. Perde il Paris Saint-Germain, due sconfitte consecutive tra la Champions e il campionato e ha marcato Pied all'11esimo per il Guingamp. Lille 3, Tolosa 0, questa sera alle 21 c'è Monaco-Marsiglia. Bundesliga si parte alle 15.30 con Bayer Leverkusen 1, Mönchengladbach 1 e poi chiude alle 17.30 Wolfsburg-Paderborn 1-1, giornata di pareggi in Bundesliga. La Premier League stravolgente e spumeggiante, Man United 3, Liverpool 0, Rooney al 12esimo, Mata al 40esimo, chiude Van Persie al 71esimo, povero e poca cosa il Liverpool quest'anno. Il Tottenham Hotspur spugna Swansea 2-1. Serie A 1-1 Juventus e Sampdoria a Torino, cominciata alle 12.30 dopo il gol di Evra, il pareggio di Manuel Gabbiadini al 51esimo. La Roma si porta un punto in classifica perché spugna Marassi di Genova con un gol di Nainggolan al 40esimo dopo che gli Aic al 31esimo ha sbagliato il rigore, Perin espulso al 29esimo. Udinese perde in casa col Verona 2-1, il Parma pareggia 0-0 a casa col Cagliari e in questo momento al 74esimo si sta giocando la partita tra Fiorentina e Cesena. A Cesena sta vincendo la Fiorentina per 2-1 con le reti di Borja Valero al 44esimo, di Savic al 48esimo e poi l'autorità di Savic al 60esimo. Alle 20.45 scenderanno in campo a San Siro Milan e Napoli. Passiamo alla Liga di Spagna. A mezzogiorno al Cornellà El Prat, l'Espagnol vince 2-1 sul Granada in 10. Ha incredibile risultato al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Siviglia 0 e Eibar 0. Continua la favola dei piccoli, la piccola squadra basca. In questo momento al 30esimo della prima parte al Vicente Calderón di Madrid, Atletico di Madrid 0, Villarreal 0. Questa sera alle 21, in gran classico, un grande derby basco alla Noeta di San Sebastián, Real Sociedad del Club Bilbao. Questi erano appunto gli appuntamenti che ci sono stati e quelli che ci saranno oggi. Domani si chiude col Monday Night alle 21 in Premier League Everton Crystal Palace Rangers, in Serie A alle 19 Empoli Torino, alle 21 Chievo Inter e nella Liga Spagnola chiude alle 20.45 da Riazor Deportivo La Corugna Elche. Allora andiamo un attimo prima del primo collegamento telefonico a vedere un po' le classifiche. Partiamo dalla Ligue 1. La Ligue 1 francese vede
come abbiamo detto, una sola partita manca importante, Monaco-Marsiglia, il clou, ma vede il Marsiglia con una partita in meno, ha davanti ancora al Paris Saint-Germain, 38, 18 partite per il Paris Saint-Germain a 37 punti, Lione 36, Saint-Étienne 33, Bordeaux 31, Rennes 28, Nantes 27, Monaco 26 con una partita in meno, Montpellier a 18 partite 25 insieme a Reims, a 22 il Nizza, 17 partite per il Lille a 21, il Guingamp a 18 partite a 21 e l'Orient 20 insieme al Tolosa, 17 partite per l'Evian, 19 punti, a 18 partite giocate, 19 per il Metz, 17 Bastia, Lens 16, chiude il Cannes a 14. Passiamo invece alla Bundesliga e vede tutte le partite giocate per tutte le squadre, 15 partite. Allora, Bayern Monaco 39, Wolfsburg 30, Leverkusen e Mönchengladbach, Augsburg 24, Schalke e Hoffenheim 23, Eintracht Frankfurt 21, Hannover 20, Paderborn e Colonia 18, Mainz e Hertha Berlino 17, Hamburgo 16, Friburgo Borussia Dortmund, Werder Bremen 14, Stoccarda 13, continua la piena lotta per non retrocedere per il Borussia di Dortmund. Passiamo alla Premier. Eccola. Tanto esce Super Mario Gomez e entra Ilicic per la Fiorentina al 30° della seconda parte. Allora, 16 partite giocate per quasi tutte tranne che per Queens Rangers e Everton che giocheranno domani. Il Chelsea conduce a 39 punti, segue il Manchester City a 36, il Manchester United a 31, il West Ham a 28, a 26 c'è il Southampton insieme all'Arsenal, a 24 il Tottenham, Newcastle 23, Swansea 22, Liverpool 21, Stoke e Aston Villa 19, Everton una partita in meno 18, West Bromwich Albion 17, Sunderland 16, Crystal Palace 15, Burnley 15, QPR una partita in meno 14, Hull 13, chiude l'Leicester a 10 punti. Passiamo alla Serie A. Serie A che vede con 15 partite giocate la Juventus a 36 punti, segue un punto la Roma a 35, Lazio e Sampdoria e Genova 26, Napoli con una partita in meno a 24, la Fiorentina in questo momento starebbe a 23 con la vittoria momentanea sul Cesena per 2-1, il Milan una partita in meno a 21, l'Udinese a 21 insieme al Palermo, il Sassuolo a 19, l'Inter una partita in meno a 17, Verona anche a 17, Empoli una partita in meno a 15, Atalanta a 14, Chievo e Torino con una partita in meno a 13, Cagliari 12, il Cesena rimarrebbe con questa momentanea sconfitta con la Fiorentina a 8, chiuderebbe il Parma a 5, ad a 6. Allora, andiamo a vedere adesso la classifica, sempre live, della Liga però. Perché? Perché il Real Madrid con 15 partite giocate allunga di 4 punti sul Barça, 39 contro i 35 del Barça. L'Atletico Madrid con il momentaneo pareggio col Villarreal in casa starebbe a 33, il Siviglia a 30, il Valencia a 28, il Malaga a 27, il Villarreal con il momentaneo pareggio al Vicente Calderón a 25, il Celta e l'Eibar a 20, l'Athletic con una partita in meno a 18, l'Espagnol e Rayo Vallecano a 17, il Getafe a 16, Levante a 14, la Real Sociedad una partita in meno a 13, il Granada a 12, il Cordoba a 11, l'Almeria a 10, la Coruña e Elche con una partita in meno a 10. Bene, allora andiamo subito nella pausa e poi rientriamo immediatamente con il primo collegamento telefonico. Yo me atrevo a verte.
Questa volta sei stato bravo, ma da ora in avanti su ogni tua mossa c'è un faro puntato, e allora vedremo quanto vali davvero. Oh, oh, oh. I get no doubt.